Da dove arrivi? Ecco, da, da qua. Mi hanno detto di venire da qua. Da là. Piano, poi stasera, piano, guarda, poi stasera da dove arrivi è una domanda che non devi fare. Salvini è andato via, sì. È andato via. Vabbè, io arrivo dal Granducato di Toscana. Oh, cominciamo con il fatto di stasera, prima battuta un po' travagliesca, devo dire. Ecco. Caso genovese, via libera all'arresto. Belin, vi dico che avete sbagliato genovese! Sì. E poi andiamo purtroppo sul tema della serata, della settimana anche. Chiange Salvini e le banane. Io l'ho visti prima, perché Salvini se l'è data alla grande, l'ha sbucciata, l'ha mangiata. Ma prima, dietro il palco, eccolo qua. Su, su, Matteo, non ti scoraggiare. Prova ancora, da bravo. Vedrai che prima o poi imparerai a sbucciarle. E ha imparato, ce l'ha fatto. Vedere, sono contento. E ora vediamo però gli aspetti. Immigrazione. Le acque del Mediterraneo sempre più pericolose. Ormai sono infestate dalle lacrime di coccodrillo. Crescono le acque. Crescono, sì. E poi questo tema che stasera ha rimbombato tanto. Aiuti ai migranti. Bisogna pensare prima agli italiani. Ma li stiamo portando casse da morto. Ok, come non detto. No, sarà meglio. Oh, però, insomma, le ragioni ci sono, no? Per scandalizzarsi. Eccoci qua. È una vergogna, noi facciamo di tutto per il loro salvataggio e loro ci derubano. È vero, immigrati di merda. Che c'entrano gli immigrati? Io stavo parlando delle banche. Sì. Caso Ubi. E ora andiamo però a temi seri. La svolta epocale, Michele. C'è stata una svolta epocale, anzi, sta per avvenire. Eccola qua. Svolta epocale. Grillo da Vespa. Dal vaffanculo dei al leccaculo dei. Svolta che ha colpito, però, anche in ambienti, insomma, sai, perché l'hanno detto quelli dei 5 Stelle, perché ci va. Ci va per convincere gli anziani. Ah. Ecco, grillo a porta per parlare anche agli anziani. Ok, nonnetti, da bravi, stasera tutti a nanna, presto e niente più. Così. No. Che lui è abituato agli editti bulgari, poi è stata un po' contagiosa quella cosa, ma insomma, vabbè. Oh, e però questa campagna elettorale anch'io la seguo, ma è un po' moscia. Ho sentito, no, non solo è moscia, insomma, Berlusconi cessi a Bruxelles, dalla ricorsa. Kelfines, Berlusconi parla di cessi, grillo di vaffanculo. Farebbero prima a risolvere la competizione elettorale con una bella gara di rutti e scoregge. E vinca il migliore. Come partito dei pedomani, diciamo, dai. Come nella Belle Époque. Ora però andiamo alle cose che interessano Dragoni e anche il resto del paese. Una dichiarazione coraggiosissima di Renzi. Sì? Ecco qua. Renzi, l'Expo non si può fermare, altrimenti la ciuffano. E sull'Expo io ci ho avuto una grande sorpresa. Qua. Eccola qua. Expo, rispunta il compagno G, panda tangentista. E andando avanti, ecco chi saluta col pugno, ci risiamo. Mica solo il compagno G. Mi dichiaro prigioniero politico. Beirut, Dell'Utri saluta col pugno chiuso. Ormai la peste rossa sta invadendo il paese e non solo. E ora torniamo lì a Cesano Boscone a vedere che succede. Ma è il centro del mondo. Esatto, è diventato. Oh, eccolo qui. Speranze. È inutile che ti ecciti, nonno, che tanto la moglie di Matacena qui non ce la mandano. Forse dell'Utri sì, ma la moglie di Matacena no. E chiudiamo con questo complotto che c'è stato per far cadere Berlusconi. Addirittura Obama. Pensa che ho saputo tentativo, che continuano a complottare. Ancora richieste di aiuto ad Obama per liberarsi di Berlusconi. Scusi, Mr. President, c'è una telefonata per lei dalla casa di riposo di Cesano Boscone. Ci vediamo giovedì ancora con Anno 1, grazie.